relazione all'assessore Adriano Della Rosa, in particolare Amerigo Gambino da sempre è l'amico dell'associazione, sindaco di Pagani, sindaco della città del vicino, sindaco del Sorriso, è stato definito sindaco del possibile. Laddove c'è Alberico ci sono opere. Io non più tardi 10 giorni fa sono stato a Pagani e è una città diversa da quella che ricordavo. Opere macroscopiche in ascesa, con un museo all'interno della Chiesa Sant'Alfonso, un municipio completamente cambiato, delle strade e in particolare l'amore della gente, l'amore della città di Pagani che si nota al momento che Alberico è presente. Alberico è chi riesce a portare le sue idee, i suoi principi a quelli che rappresentano come me un'istituzione che viene riconosciuta tra la gente molto più anche dello stesso presidente Cirielli. Lui su questo scherza molto, ma dice anche il vero, perché io credo una cosa, e cioè che nel nostro agro nocerino sarnese noi abbiamo avuto rappresentanti nelle istituzioni che hanno saputo portare la voce di questo territorio in maniera visibile. Io ho invitato personalmente stasera l'onorevole De Mondocuomo, che è stato sindaco della città, che adesso per la verità non vedo, anche perché la sala è configurata in maniera tale, dico al presidente Verde Rosa, che forse non riesce ad accogliere la voglia e credo la curiosità delle persone, e quindi non solo degli associati di questa nuova associazione per le libertà, ma anche i tanti amici e curiosi in una maniera agevole. Però dicevo, ho voluto invitare l'onorevole del Mondo Cuomo perché lui è stato uno di quelli che ha saputo far valere il suo ruolo e il ruolo istituzionale qualche anno fa, lasciando sicuramente un segno ed un ricordo. Ma tolti pochi rappresentanti di questa nostra area dell'agro nocerino sarnese ha saputo esprimere negli ultimi anni, il nostro territorio è sempre stato oggetto dell'interesse di tanti avellinesi o anche di tanti salernitani, ma poi non aveva un figlio della propria terra che desse rappresentanza, ma non soltanto in termini di partecipazione, quanto anche in termini di visibilità e di concreta e reale visibilità nelle istituzioni. Bene, da qualche anno a questa parte, io conosco Alberico Gambino da quando eravamo bambini, ragazzini, Alberico Gambino è diventato il simbolo di una nuova classe dirigente che ha saputo risvegliare l'orgoglio di una comunità, perché con il suo modo di porsi, che è sincero, che è diretto e che trasmette l'entusiasmo, la carica di una passione che non si ferma nonostante tanti tentativi di farlo arretrare, lui ha contagiato tutti quanti noi, innanzitutto la sua città, e noi, guardo Francesco Spinelli, che da tifosi della Nocerina abbiamo anche avuto una grande rivalità con Pagani e con la Paganese, in realtà da quando è sindaco Alberico Gambino è il mio giudizio, ma credo...